Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e siccome stamattina nel video pull che ho fatto, preso un pochino dall'enfasi di voler pullare, preso un pochino dal fatto che volevo assolutissimamente vedere cosa mi usciva, non ho assolutissimamente analizzato, dato un mio pensiero sui personaggi del banner che sono usciti. Quindi questo video andrà semplicemente a ricapitolare cosa penso di questo Dream Collection e cosa penso della situazione attuale del gioco. Perché mi voglio impuntare della situazione attuale del gioco? Perché del Dream Collection si spendono tre parole, finisce l'argomento. Della situazione attuale del gioco si può parlare molto di più, cioè si possono creare molte più teorie, si possono dire molte più cose e soprattutto può essere molto più interessante, uno scambio di opinioni molto ma molto più vario e molto più grande. Quindi facciamo prima uno scambio di opinioni, poi guardiamo i personaggi. Lo scambio di opinioni è che mentre i giapponesi hanno avuto il loro banner a 6 step, quindi nei 6 step lo step finale era logicamente garantito, più il fatto che nei vari step ci sono degli SSR garantiti, cioè c'è un SSR garantito, c'è lo step col 50%, ci sono gli step che costano meno Dream Ball di 50, i giapponesi hanno avuto un banner agevolato paragonato a un banner sudamericano Dream Collection come questo al 5%. Perché quello giapponese è agevolato? Perché in quello giapponese, se vai con 200 e passa Dream Ball per fare tutti gli step, sei sicuro, ma anche se sfighi come la morte, che con un personaggio del banner te ne esci. Cosa che invece non si può assolutissimamente dire per un Dream Collection sudamericano, perché da questo Dream Collection puoi spendere anche 2000 Dream Ball e uscirtene con nulla. Quindi assolutissimamente tra le due cose, tra giapponesi e stranieri, la K-Lab sta facendo sempre una differenza brutta, bruttissima, che a me assolutissimamente non piace. So che la maggior parte di voi non è d'accordo con me perché giocate giapponesi, quindi non siete coerenti, ma la realtà dei fatti è questa. 6 step, in cui nei 6 step ti esce anche qualcos'altro, però mettiamo il caso che sei sfigato da morire, te ne torni comunque a casa con qualcosina più un personaggio banner assicurato. Qua invece puoi spendere tranquillamente 250 Dream Ball e uscirtene con nulla, con assolutissimamente nulla. E la cosa per me, a parer mio, è totalmente ingiusta. Tralasciando questo, è già stato annunciato un altro banner samurai giapponese che è a 3 step. Logicamente c'è sempre la possibilità di ottenere, non l'ho visto bene, quindi potrebbe essere una mezza stronzata quello che sto per dire. Non so se nell'ultimo step è garantito uno dei samurai o ci sono le possibilità più alte di ottenere un samurai. In ogni caso, il banner, anche il prossimo banner, anche nel caso in cui nel terzo step non ci dovesse essere il samurai garantito ma semplicemente percentuali più alte, rimane comunque uno step migliore paragonato a un banner al 5%, perché se è 3 step sicuramente, e dico sicuramente costerà di meno fare i 3 step, quindi è sempre uno step scontato paragonato al fatto che io devo andare a pullare in un banner che mi costa 50 Dream Ball, non c'è nulla di garantito. Cioè è una fregatura, paragonato ai giapponesi è una fregatura. Sta cosa che i giapponesi devono essere agevolati in maniera assurda a me proprio rimane qua. Però è un ragionamento più lungo, soprattutto non era un ragionamento pensato, ma è un ragionamento che sto facendo ora registrando. Come sempre non è che mi preparo i discorsi ma li faccio strada facendo, quindi quando mi perdo nelle parole o nei pensieri, capitemi, perché sono sempre pensieri buttati là. Parte il video, quello che mi viene per la testa, quello dico, non me lo scrivo prima o non ci penso prima. Ho iniziato a registrare, volevo fare l'analisi, poi ho detto no, parliamo di questa cosa. Quindi sono sempre video molto spontanei e buttati là così, non sono nulla di pensato o preparato, è tutta una cosa momentanea, quindi errori o piccole confusioni momentanee purtroppo ci sono nel mezzo perché non sono video preparati. Quindi chiuso questo discorso tra virgolette della mia incompetenza, tra giapponesi e sudamericani o qualsiasi altra cosa vogliamo mettere in mezzo, c'è sempre un divario assurdo, che c'è un'agevolazione anche nei banner che è incredibile.
secondo me è incredibile, è ingiusto ed è incredibile, perché da questo banner sudamericano tu puoi spendere anche una marea di Dreamweaver e uscirtene con nulla, mentre negli step samurai che stanno uscendo, logicamente a Gogo, riesci tranquillamente a portarti qualche giapponese a casa senza problemi. Quindi tra le due cose, per ora i giapponesi, oltre ad essere sempre più bombati, sempre di più, sempre di più, sempre di più, la blu che diventa sempre più bombata, la giapponese blu che ormai sta diventando un carro armato che cammina, ora con i nuovi samurai stiamo andando pure a pompare la verde, a pompare la rossa, non si capisce più niente. La verde ora prende anche Morisaki come portiere di riserva, quindi giochiamo sullo giapponese, il gioco costringe ad andare sullo giapponese. I pochi superstiti come me resistono. Ragazzi, noi resistiamo, prima o poi arriverà il nostro momento. Tralasciando il nostro momento o meno, l'analisi veloce, senza andare a vedere troppo nel contesto, Rivaul non ha il tiro che non perde dalla distanza. Beh, logicamente può essere cancrogena come cosa. La cosa che mi salta più all'occhio, che magari non è saltata molto all'occhio, è il fatto che questo Rivaul abbia intercetto del falco celeste di grado A, cosa che normalmente non è esistita fino ad oggi. Fino ad oggi Rivaul aveva solo l'intercetto di grado B farmabile dai raid, quindi automaticamente questa è una nuova tecnica che viene inserita a Rivaul, e secondo me è un'ottima cosa, perché comunque è una nuova tecnica, è di grado A e quindi permette al giocatore di essere completo. Essendo un giocatore che parte con il tiro, hai le 4 slot che ti rimangono customizzabili come vuoi, quindi puoi mettere passaggio, dribbling, NRS, quello che ti pare, in base al tuo stile di gioco. Quindi automaticamente, avendo 4 slot libere, hai la possibilità di creare il personaggio come meglio desideri, e questa è un'ottima cosa. Questa è una cosa che, grazie al signor grazie, perché se già aveva come tecnica principale un tiro a mezz'aria o una rovesciata, già era mezzo rovinato. Invece così è sistemabile in base alle proprie esigenze, ed è quello che almeno io voglio, cioè quello che io voglio da un giocatore. Di ottimo c'è il fatto del killer di parate, ovvero se l'avversario fa la parata, quindi non il pugno, le statistiche aumentano del 50%. Quindi logicamente questo Rivaul è un bel fifì nel culette, anche se il portiere è blu, quindi nel caso in cui anche ci scontriamo con un Genzo blu, esempio fesso, ci scontriamo con un Genzo blu, comunque in ogni caso Genzo ha problemi, ma la stessa cosa vale con un Genzo rosso, o vale con un Müller che deve, magari usa la parata al posto del pugno, si trova logicamente ad avere un avversario, diciamo, che gli crea un bel po' di problemi. Quindi questo Rivaul attualmente può rompere il gioco, può rompere i portieri di parata, e quindi si dovrebbe iniziare a creare una meta in cui si gira, perché se l'hanno messo su questo Rivaul, piano piano inizieranno a metterlo anche su altri personaggi, inizieranno anche a creare personaggi che magari hanno le statistiche aumentate contro quelli là che hanno il pugno e non la parata, e quindi automaticamente si dovrebbe iniziare a girare con un portiere di riserva. Se il main portiere è, voglio parlare inglese, ma vabbè, se il portiere principale è di parata, il portiere magari di riserva di pugno, in modo che si riesce tranquillamente a recuperare nel secondo tempo, nel caso in cui nel primo tempo ci sia una problematica come un Rivaul che ti spezza le gambe. Nel caso della verde si salva tranquillamente con Salinas facendo la sostituzione. Fin qua tutto a posto. Galvan, una cosa tra virgolette che me l'ho dimenticato: l'evoluzione dei giocatori stranieri, tutti i parametri 10%, per me è un'abilità che ormai non ha più senso, me la devi mettere almeno 13% o 12%. Quindi come bonus di squadra Rivaul su questo mi ha peccato, però in generale è un ottimo giocatore, quindi gliela lascio passare. Ma come bonus di squadra mi ha peccato totalmente. La rossa rimane ancora senza bonus di squadra generali, mentre tutte le altre squadre li stanno avendo, perché dopo andremo a vedere, sia Pascal che Diaz hanno bonus di squadra per tutta la loro squadra, indipendentemente dai colori, cioè indipendentemente dalle nazionalità. Quindi automaticamente tu mi stai andando ad aiutare tutti tranne i russi, non si capisce perché. Ok, Galvan praticamente dà ai sudamericani il 12%. Si può già tranquillamente, grazie a questo Galvan, creare una sudamericana con buoni bonus, quindi tranquillamente può camminare una sudamericana. Il problema della sudamericana per me attualmente è che in difesa ci sono tra virgolette problemi tra alcune riserve,
C'è il problema che abbiamo solo Salinas come portiere, quindi nel momento in cui si stanca Salinas, pa, da Vega a Cadela, tutti a casa. Quindi si deve per forza giocare con Salinas World Cup che consuma meno di stamina o con Salinas di pugno, ovvero il verde caccia. Logicamente, voi ora mi direte, vabbè, ma chi cazzo gioca con Salinas Dream Collection perché è troppo scarso? Fin qua ci siamo pure, ma secondo me quel Salinas Dream Collection non tanto più là, ma secondo me a breve diventerà latente. Però questa è sempre una speculazione buttata là. Io quando faccio le speculazioni su Salinas non ci prendo assolutissimamente mai. Mezza volta ci avessi preso su Salinas, mai, mai, mai. Però sugli altri, stranamente, ci prendo abbastanza. Solo su Salinas, no? Salinas, ogni previsione di Salinas la sbaglio. Galvan in generale, ragazzi, non so perché, non mi piace. Non mi piace. Non ci posso fare niente. Per me un CD deve essere un personaggio che può impostare il gioco, che può creare il gioco, quindi deve essere un personaggio che deve avere un ottimo passaggio. Galvan pecca in tutto ciò e quindi per me non è un ottimo giocatore. Grazie alla passiva del legame nazionale, che quindi se c'hai abbastanza fino a 8 giocatori sudamericani, prendi il 15%, logicamente viene boostato in malo modo, ma comunque il passaggio non c'è. Quindi in generale per me non è un personaggio che può creare il gioco e questa è una problematica. Per me il CD deve creare il gioco. Il CD deve essere in grado di togliere palla e poter ripartire. Non deve essere qualcuno che può segnare, ma deve essere qualcuno che può togliere palla. Può ricreare la partita, può far ripartire il gioco. Quindi è una persona che quando ti scontri sai automaticamente che te ne devi uscire con una genialata perché altrimenti ti fotte. Questo Galvan magari ti può anche fottere, ma la palla si recupera, gliela togli dai piedi tranquillamente proprio. Quindi per me questo Galvan, sì, ok, è l'inizio per poter creare una sudamericana, ma non è un personaggio top, top, bellissimo, ultra bellissimo. Diaz, questo Diaz, che fino a un anno, cioè per un anno è stato inutile, inutile, veramente inutile, ma proprio inutile, buttato là proprio per starci. Ora, a parer mio, si è usato bene, è un ottimo personaggio, è proprio un ciuciù. Di particolare, vabbè, c'ha il dribbling che non consuma, nonostante sia un dribbling S, non consuma tanto di stamina, quindi è un ottimo dribbling. In passato molte persone hanno bruciato questo dribbling per darlo al DF, quindi hanno bruciato la carta, io no, per fortuna non l'ho fatto. Grazie signore, grazie. Anche perché Diaz Dream Festival a me non è mai voluto uscire, non si capisce come sia possibile dopo un anno e mezzo di gioco, ancora io non l'ho visto. Bah, no, un anno, 2 anni, non lo so, vabbè, comunque non l'ho mai visto, non si capisce dove sta a me Diaz Dream Festival. Se esiste, non esiste nel mio gioco. Di particolare, praticamente, cioè, oltre alle, vabbè, le skill che si devono cambiare tutte perché si deve montare da capo, c'è cioè solo una carta base, poi si deve montare. Quindi è un personaggio come Ikea, montabile e smontabile, questo è un discorso a parte. Il maestro dei pronostici, vabbè, se prevedi e vinci un contrasto, parametri più 100%, fino a qua ci siamo, ottimo. Le sue statistiche di base sono merda, quindi lui anche con tutte le latenze è basso a statistiche, ma di particolare c'è bonus vittoria del contrasto, cioè la latenza. Quando vinci un contrasto, tutti i parametri più 30%, fino a un massimo di 3 volte, quindi automaticamente si va a boostare fino a un massimo del 90%. Siccome le sue statistiche fanno schifo, la cosa ci sta, però quando si boosta al 90% diventa un animale. C'è il potenziamento della tecnica del tiro fino al 35%, cioè al 35%, che è ottima. Quel 5% a Pascal lo trovo inutile, ma vabbè, ci sta. Il consumo ridotto di stamina del meno 30%, che è ottimo, è ottimo. C'è un personaggio che per me, giocato con la testa, può diventare un tumore, ma può diventare veramente un tumore per tutti. Bellissimo, veramente bellissimo. La resistenza al terreno sconnesso non me ne frega assolutamente niente, vabbè, per vari quadri, poi si vedrà. Questa non è una cosa essenziale, mettiamola così. Di ottimo c'è anche il fatto che la sua abilità di squadra è diventata tipo tecnico, tutti i parametri più 12%. Ottimo, perfetto, cioè perfetto. Quindi se tu hai, mettiamo il caso, Chana, Faran e metti Diaz, tu praticamente puoi giocare una squadra senza giapponesi perché Chana e Faran non danno bonus ai giapponesi a meno che non siano attaccanti o portieri. Tu puoi giocare tranquillamente una squadra mista con varie nazionalità, quello che te pare, verde, con ottimi bonus, ovvero 13, 26,
Oddio, non so la matematica. 38 più vari latenti nel mezzo riesci tranquillamente ad arrivare a un fottio. Quindi tutto a posto, la verde può tranquillamente volare. Logicamente è un altro personaggio nella squadra verde che ha sempre delle cose particolari, ovvero tutti i personaggi verdi sono sempre un po' particolari, si devono sempre montare in maniera strana, sono sempre un po' più particolari da giocare. I verdi sono sempre particolari, e questo è quello che mi attrae dai verdi, che sono particolari, non sono personaggi semplici e lineari, sono personaggi particolari da utilizzare e anche un po' difficili per certi versi, però se li riesci ad usare bene danno soddisfazioni, e questa è la parte importante, che danno soddisfazioni. Ora, andando avanti con il discorso, con il discorsino, Pascalino. Pascalino stessa cosa, tipo agilità a tutti i parametri più 12%. Ottimo! Cioè, veramente ottimo. Per me pure a Rivaulo dovevano dare questo, tutti i parametri più del 12% e Rossi. Invece no, invece no, invece no. Quindi continuiamo ad avere quel dannatissimo Espadas inutile in panchina, neanche in panchina, nell'inventario, che non serve a niente, ma vabbè, andiamo avanti col discorso. Le skill, ok, sono volato via. Sayonara. Potenziamento, vabbè, ok, la sua passiva, le skin in generale non servono, cioè le conosciamo, le conoscete, l'intercetto, il dribbling, l'1-2 con Diaz. Di particolare questo Pascal è un tumore perché c'ha l'autointercetto all'80%, quindi è un calz pompato perché calz è 70%, lui è 80%, quindi è un tumore cancrale su tutti i versi. Le latenze me le aspettavo, mi aspettavo più latenze, è il primo personaggio che c'ha tre latenze, cioè non so perché solo tre, lo vogliono proprio rendere inutile, solo la spallina di Diaz, cioè non gli vogliono proprio dare un ruolo importante, niente, hanno deciso di no. Comunque, in linea generale, tralasciando la resistenza al terreno sconnesso, che come dicevo prima, non me ne può fregare di meno, potenza delle tecniche di intercettazione più 20%, quindi diventa ancora di più un animale su quello che già è un animale, ma di particolare c'è che va a dare la possibilità di auto-intercettare a tutto il team, se il personaggio è sudamericano, del 20%. Quindi praticamente tutta la squadra sudamericana diventa un tumore di auto-intercetti. Cosa che, tra virgolette, crea una, cioè crea in questa nuova meta che si può andare a creare della sudamericana una cosa stupenda. Cioè tu, quando giochi contro i sudamericani, devi stare attento che praticamente come cammini cammini c'è la possibilità che ti intercettano il pallone, cioè devi stare proprio attento, devi andare più di dribbling che di 1-2, lasciando l'1-2 e l'1-2 passi, ma devi, non devi fare mai passaggi bianchi, perché se fai passaggi semplici praticamente ti fregano la palla in 4 secondi. Quindi stupenda come cosa, stupenda come meccanica di gioco, un po' limitata dal fatto che è solo per i sudamericani, però è anche giusto perché altrimenti si creava un mostro, però si poteva fare magari attivazione 3%, ma tutto il team era più usabile. Però comunque in linea generale questa è ottima, però serviva anche qualche altra latenza per riuscire a dare un bonus generale, cioè alla fine né Diaz né Pascal danno bonus tipo 2% a tutto il team, non danno niente, danno solo statistiche generali che l'unica cosa buona è l'autointercetto che dà tutto il team. Quindi questa è la mia analisi velocissima, cioè l'ho fatta proprio parlando il più veloce che si può, di questo Dream Collection, che è un ottimo Dream Collection. Se non avete i personaggi e non giocate giapponese, buttatevi a capofitto perché per me sono ottimi. Se giocate la verde, soprattutto col Diaz, anche se si dovrebbe togliere quell'altro Diaz, però questo è un problema ancora più lungo, è un problema ancora più lungo, però ci sono due personaggi verdi, ovvero c'è sia Galvan che Diaz, quindi nel caso uno si butta avendo una verde, comunque ha possibilità di prendere due personaggi verdi, che non è assolutamente male. Rivaul, beh, la rossa è piena di personaggi forti, non è che ha proprio bisogno forzatamente di Rivaul, anche perché per far giocare Rivaul, per giocare una squadra che non sia una mono europea russa con i russi e giocare con buoni bonus non si può fare. Quindi automaticamente o si gioca con i vari bonus che danno boost soltanto agli attaccanti e ai centravanti, e quindi rimane un po' la difesa a merda, la rimane al 33% più le latenze, però gli attaccanti sfondano. Però non è consigliabile perché non lo so, non mi attrae come cosa. Però questi sono i piani attuali. Io ho iniziato a pullare Rivaul perché, avendo la squadra,
che praticamente pullula di Rossi, cioè l'account mio è nato sotto la stella dei Rossi, non ci posso fare niente, mi escono solo Rossi e quindi amen, devo fare pace con me stesso e devo giocare ai Rossi. Aspettando che la club mi dia qualche altro bonus, vorrei montare, come dico sempre, un 38-39%, quello che mi volete dare, 39% mista rossa con quello che cacchio voglio dentro, però mista, perché della mono europea rossa io ne ho le scatole piene, troppo limitante, cioè ti limita troppo come squadra, come personaggi, e siccome è un gioco in cui ti dovresti divertire, non ti dovresti andare a scocciare, anche se vinci, ti scocci di giocare sempre con la stessa squadra, che fanno sempre le stesse cose e non hai possibilità di avere i personaggi che vuoi tu, preferisco giocare con meno bonus, ma poter creare una strategia diversa con vari personaggi. Quindi questo era il mio mini pensiero, questa era la mia mini analisi. So che essendo partito con l'odio verso i giapponesi mi prenderò tantissimo, ma tantissimo hating, ma ahimè, sono abituato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se ho detto qualche castronata vi ricordo di dirmi la castronata che ho detto, se siete d'accordo con le mie teorie, che penso che siano abbastanza plausibili come teorie, fatemelo sapere nei commenti, e per questo video è tutto, ci becchiamo nel prossimo video!